Bentornati ragazzi con Sarran Kagura Shinobi Versus. In questa parte cominciamo il capitolo 2. Sarran Kagura Shinobi Versus Gessen Story Arc. Andiamo di nuovo con Minori. What should I play? Tu non giochi a un bel cazzo di niente. Ora devi battere l'ennesimo boss. Mamma mia, Minori, dai. Ho migliorato il modo di registrare rispetto ai tre episodi precedenti. A premere il quadrato. Sì, triangolo, ok, sì. Però il Breachheart deve essere quella cosa che ti toglie un pochino di vita. No, quello era il burst, lo scoppio che ti toglieva il nemici turno. Non mi ricordo cosa sia il triangolo. Oh! Ragazzi, eccoci! Siamo a Lanzo Academy. Questa è Lanzo Academy, non è vero? Per una scuola di shinobi con una tale reputazione, certamente non gliene importa molto della sicurezza. Sbagliato! Ed ecco la nostra Asuka, la sorellina che... cioè, il personaggio che è Style, il mio amico, si è scelto come... come sorella minore. Io mi sono scelto Mirai come sorellina. Ah, sbagliato! Ti stavamo guardando fin da quando sei arrivata qui. Dovrei essere impressionata? Non stavi neanche nascondendola. È come se tu non stessi neanche nascondendo la tua presenza. Sei una shinobi, giusto? Che cosa ti porta a Lanzo Academy? Il mio nome è Yumi. Sono una elite del leader della Gessen Girls Academy. Io sono Asuka, una dei membri elite qui in giro. Asuka, siamo venute per sfidare Lanzo Academy in una Shinobi Battle Royale. Cosa? Una Shinobi Battle Royale? Non c'è bisogno di essere così nervose. Oggi siamo semplicemente qui per la sfida, niente di più. Oh, andiamo! Non ha senso trattenersi! Avete fatto una lunga strada dopo tutto! Quella voce! Nonno! Ah! Finalmente ci siamo! La prima battaglia ufficiale tra Good Shinobi nella storia! Mostrati, vecchiaccio sudicio! Vecchiaccio sudicio! Beh, suppongo che questo quindi è ciò che il nonno è per te. È cattivo, ma... hai ragione. Vuoi veramente vedermi, Yumi? Sei davvero attirata da me? Smettila di giocare con me. Sì, nonno, ti stai spingendo troppo oltre. Asuka, non pretendere di essere dalla mia stessa parte. Non è che sto provando a essere d'accordo con te. Siamo semplicemente d'accordo su qualcosa qui. Io mi rivelerò, Yumi, ma solo quando avrai sistemato le cose. E questo farà sì che sia tutto molto carino e drammatico, non trovi? Capisco, allora non ho tempo da perdere. Tutte quante, la battaglia decisiva contro Lanzo Academy inizia ora. Ok, lasciate fare a me. Eh? Quella piccola bamboccia è una shinobi? Ma quanti anni ha? Che cattiva, io non sono una bambina. Posso anche leccare il wasabi, un pochino. Posso prendere anche il caffè nero. Prendi il caffè nero? Seriamente? Sì, con un sacco di zucchero e latte. Minori, batti 5 solo come te sotto questo aspetto. Ah, posso beverne un sacco se fai così. Sei proprio una bambina. Oh, ecco che ricominciamo, chiamami bambina ancora. Io mini pants. Sei una bambina proprio come me. Io non sono una bambina. Sì, invece, no. Voi due avete certamente argomenti molto interessanti. Katsuragi-ran. Va bene, allora sistemeremo questa cosa. Una battaglia per decidere chi di noi due è la vera bambina. Sì, fatti sotto. Non ti perdonerò neanche se piangerà, Ibari. Vai, battaglia contro Ibari. Sì, si comincia dalle quinte nominate, perché l'ordine delle squadre è sempre lo stesso. Noi cominciamo dal quinto verso il primo, quindi sapete già come andranno gli scontri. Andiamo, dai, si comincia, ragazzi. Dai, Madonna, i caricamenti di Shinobi Versus sono lunghissimi. Vai, eccoci qua. Ancora si è dimenticato il grido di battaglia. Vai, andiamo. Allora, com'è che ci si blocca su un avversario? Ah, ecco, col tasto freccia su, ok, va bene. Ora che ho capito come bloccarmi sugli avversari andrà mille volte meglio la situazione. Dunque, sperando di picchiare anche Ibari magari, tra in mezzo a questa folla scatenata. Qualcosa... Dai, blocca su un avversario, perché? No, vai, l'ha fatto, ma su chi?
No, guarda, non ci provare. Non ho intenzione di riavere un sacco di problemi. Oh! Ha bloccato proprio su Ibari. Brava, Minori. Brava, brava, brava. Ti meriti il biscottino poi a fine missione. Solo se vinci, però, eh. Oh, guardate, a Minori ho potenziato il secchiello. Devo aver premuto triangolo o qualcosa di simile. Insomma, quella mossa che vi spiego che mette una caramella nel secchiello e rende gli attacchi più potenti per un po'. Dai, continuiamo. Ok, ora non sarà più un problema. Ecco perché fallivo con... perché avevo difficoltà alle prime 2000, alle prime missioni. Io non bloccavo gli avversari. Madonnina, ragazzi. Allora, qui ci sono le pergamene ninja, però ce le teniamo un attimo per dopo, ecco. Perché devo usare la mia strategia. Quella... quella di sfruttare sempre le risorse al massimo. Non usare subito la Shinobi Transformation, perché sennò davvero qui finisce male. Allora andiamo, dai. Questo combattimento sarà molto breve, me lo sento. Oh, level up, brava Minori. E così si è curata da tutto. Allora, forza, dai. Ancora un altro pochino prima di usare la Shinobi Transformation. Ah, ecco, a bloccare gli avversari va a meraviglia, ecco. Ah, ragazzuoli, ok. Direi che vai, direi che adesso la usiamo anche noi la Shinobi Transformation. Vai, andiamo subito con... No! Pericolo, pericolo, Minori scappa. Ah, la lotta tra le bambocce, che cosa bella. Una cosa bella, guarda. Bambina contro bambina. No, bambina contro super bambina. Ah, questa è l'animazione completa dell'arte ninja segreta. Vabbè, ve la faccio vedere, vai. Ok, adesso andiamo con i pancake, vai. Pancake. No! Sta pezza di merda! Guarda, guarda com'è andata alle mie spalle subito quando ho lanciato i pancake. No, Minori, non è così che si fa l'arte ninja segreta. Devi... No. Dai, ecco, perfetto. Minori, quando... Ecco! Madonna, prendi un po' esempio da Ibari, cazzo. Le arti ninja segrete le devi fare quando l'avversario o il bersaglio è davanti a te, non dietro a te. Cazzo, a meno che non sia un'arte ninja segreta, colpisca da più angolazioni. Ma vabbè, si va. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, dai Minori, si va. Si va, sculacciati il sedere, brava, ecco. Che te lo arrosso questo sedere, vai. Secchiello di ferro dopo secchiello di ferro. Più peso da 16 tonnellate. Sedere viola ti diventa praticamente. Ecco, viola come l'interno del secchiello di Minori. Vai. Cazzarola, ormai si è fatto solo una missione in questo video. Ma vabbè. Zenran Kagura è rinominato per avere dei dialoghi un po' lunghi, ma non fa niente, dai. Comunque, ragazzi, siamo entrati nel cuore dell'azione. Ecco che inizia la Shinobi Battle Royale. Oh, Asuka è versatile. Questo vuol dire che è un personaggio facile da usare per i giocatori in erba. Ecco, non ho fatto il tempo a leggere. Sì, ho vinto! Oh, questo vuol dire che io sono quella grande, perché sono la più forte, baby. No, baby, volevo dire bambina. Va bene, ho perso. Suppongo che sono una bambina comparata a te. Ma solo perché sei forte non vuol dire che sei un'adulta. È molto di più di questo. Cosa? C'è di più dell'essere forti? Penso di sì. Capisco. Ora che ci penso, hai ragione. Va bene. Allora che ne dici se... Se la prossima volta sarà da adulta a adulta? Beh, non se ne sono troppo sicura. Gli adulti sono... adulti. Beh, suppongo che avrò un po' di compiti. Beh, dovrò lavorare anch'io su ciò. Ci vediamo, Ibari, la prossima volta giocheremo. E dimmi... Vabbè, sì, ok, la prossima volta giocheremo. Ecco, e così comincia l'amicizia. L'amicizia si insinua sempre tra le ragazze e avversarie di questi giochi. Sempre e comunque. Vabbè, dai, almeno una C. Ho preso sempre D e B. Oh, brava, livello 9. Ok, salviamo i dati. Madonnina, ragazzi, non me ne ricordavo così corti le missioni e gli archi narrativi di Shinobi Versus. Ma del resto, un motivo c'è, ve l'ho detto, sono 4 archi narrativi. Cioè 4, non 2 come in Seran Kagura Burst. Qui si va molto avanti. Ah, questa è Shiki che sta recitando il Sutra del Cuore. In pratica, Shiki, ecco, ero soltanto un'altra ordinaria ragazza ricca. I miei parenti erano elite good shinobi e vivevano una vita in una casa molto bella ed erano conosciuti per essere molto ricchi nel vicinato. La mia casa aveva 3 piani, 8 stanze, vabbè, sì, e un sacco di cameriere. Allora, Shiki qui ci parla delle sue origini. Dov'è il tasto? Ecco, per saltare, vai, perfetto.
e ci dice che era una ragazza ricca, che poi però i suoi genitori Good Shinobi sono morti tutti e due in una missione, e adesso lei è entrata alla Gessengers Academy per continuare la loro linea e cosa? Ah sì, per continuare la loro linea e soffre molto la mancanza dei genitori Shiki. Infatti il Sutra del Cuore, quello che stava recitando all'inizio di questo novel segment, dice che non sa bene cosa voglia dire, però dice che l'aiuta spesso a lenire questa mancanza dei suoi genitori. Ma ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!